Peugeot, che punta a diventare leader nel segmento dei generalisti alto di gamma, decide di rinnovare la 508 partendo dai punti fondamentali delle Peugeot del futuro. Tanto design, tanta tecnologia, tanta sicurezza e beh, il piacere di guida dato dall'iCockpit. A cambiare è prima di tutto lo stile. Il team di designer guidato da Gilles Vidal ha saputo ben amalgamare gli elementi stilistici del DNA di Peugeot con le coraggiose soluzioni introdotte sulle più recenti concept car come la berlina Exalt e la Shooting Brake Instinct. Iconico il ritorno del nameplate del modello al di sopra della calandra, come sulla 504 di 50 anni fa. Il frontale si riconosce da lontano grazie alle luci diurne a LED opalescenti che si sviluppano in verticale, partendo dai gruppi ottici e racchiudendo tra loro una presa d'aria che dona alla vettura un'espressione aggressiva ma senza eccessi. Preziosa la calandra tutta spigoli e cromature, ben integrata in un cofano che sormonta i sottili gruppi ottici a LED. Peugeot ha pensato ad una berlina che potesse inglobare in un unico modello i concetti di fastback e coupé, grazie al tetto che scende dolcemente integrandosi in una coda raccolta. Gli sbarzi ridotti, le superfici plastiche e le ruote a filo della carrozzeria, soluzione ottenuta tramite una particolare tecnica di imbuttitura, donano alla 508 un aspetto filante e armonioso, quasi di categoria superiore. Menzione particolare anche per i gruppi ottici posteriori a LED, costituiti dai classici tre artigli Peugeot, qui a loro volta tripartiti e dotati di una spettacolare animazione che accoglie i proprietari quando si apre la vettura. Sono tanti gli accorgimenti estetici che rendono Peugeot 508 una proposta davvero unica nel suo segmento, a cominciare dalle portiere, senza cornice sia davanti sia dietro, una caratteristica finora riservata solo ai coupé premium. E poi andiamo dentro. Il Peugeot iCockpit in questo caso viene ancora di più evoluto, il volante è ancora più piccolo con una corona quasi quadrata direi, molto ben cicciotta, molto bella da impugnare e soprattutto che lascia la strumentazione rialzata. Ovviamente in Peugeot la chiamano head-up display e insieme all'iCockpit è un progetto brevettato. Ampie le possibilità di personalizzazione del display, che può essere visualizzato in sei modalità, da quella tradizionale che simula le lancette a quella semplificata, passando per la visione notturna, la mappa del navigatore a schermo intero, la visualizzazione dell'assistente alla guida e una componibile a piacimento. Il grande touchscreen centrale integrato nella plancia si può controllare anche con una serie di toggle fisici in stile pianoforte, che offrono un accesso diretto e permanente alle principali funzioni di bordo: radio, clima, navigazione, parametri del veicolo, telefono e applicazioni mobili. Sempre da questa tastiera si gestisce l'iCockpit Amplify, che permette di scegliere tra due ambienti personalizzabili, Boost e Relax, in quanto a illuminazione, sottofondo musicale, sedili massaggianti, selettore della modalità di guida, con i preset Eco, Sport, Comfort e Normale, e sospensioni, se presenti gli ammortizzatori posteriori a smorzatura variabile. Il risultato? Una vettura che invoglia il conducente a guidare. Merito anche dello sterzo elettrico, che può variare la propria resistenza in base alle modalità di guida, oltre che dei sedili, che pur non essendo troppo rigidi, riescono a contenere bene il corpo anche ad andature più allegre. Tra gli altri elementi che innalzano di molto l'asticella della nuova Peugeot 508 ci sono sicuramente gli ADAS. Guida autonoma di livello 2 dichiarata e addirittura si pensa ad un possibile livello 3 anche se in modo teorico. Si parte dal cruise control adattivo con funzione stop and go, in grado di mantenere la distanza con la vettura che ci precede fino a 0 km orari, ripartendo automaticamente se la sosta non si protrae oltre i 3 secondi. In caso contrario, per far ripartire la vettura è sufficiente dare un colpetto di gas oppure premere il pulsante apposito, posizionato su un satellite alla sinistra del volante.
La guida autonoma di livello 2 si manifesta con il Lane Positioning Assist, che in combinazione con il Cruise Control adattivo evolve il concetto di Lane Assist mantenendo la vettura al centro della corsia, un aiuto in più rispetto all'Active Lane Departure Warning, sempre di serie, che si limita a riportare la vettura nella corsia quando viene toccata la linea. Una vera anteprima nel segmento è sicuramente Night Vision, sistema di visione notturna che si serve di una telecamera a raggi infrarossi per rilevare la presenza di esseri viventi davanti al veicolo ad una distanza che può arrivare a 200-250 metri. Le immagini del Night Vision, dotate di una buona risoluzione, sono visualizzabili all'interno della strumentazione digitale in linea dunque con l'asse visivo del conducente. Presente all'appello il controllo dell'angolo cieco attivo, il lettore dei segnali stradali con riconoscimento avanzato di stop e sensi vietati, la frenata automatica di emergenza con avviso della distanza di sicurezza, che rileva pedoni e ciclisti fino a 140 km/h anche di notte, il sistema di monitoraggio dell'attenzione del conducente, gli abbaglianti automatici, la telecamera a 360 gradi e il sistema di parcheggio automatico con flank guard, che gestisce autonomamente sterzo, freni e acceleratore. Sul mercato italiano Peugeot 508 sarà proposta con due motori a benzina turbo da 180 e 225 cavalli e tre diesel, il 1500 da 130 e il 2000 da 160 o 180 cavalli. Pensata per un'utenza principalmente business, la vettura sarà scelta dalla maggior parte dei clienti con motore a gasolio, ma è stato difficile dire di no quando mi hanno proposto di guidare la versione di punta a benzina, lo stesso motore che troviamo tra l'altro sotto il cofano di 308 GTI, anche se con una potenza meno esasperata. Il motore della vettura in prova è il 1600 turbo benzina da 225 cavalli, un motore che troviamo anche sotto, per esempio, 308 GTI. Qui 300 Nm di coppia, 250 km/h di velocità massima e 7,3 secondi circa per arrivare a 100 km/h da fermo. Ma in realtà a stupire è la fluidità del motore in combinazione con il cambio EAT8 8 rapporti con convertitore di coppia. Paletta al volante, volante compatto, un bel rumorino devo dire, ottimo, e soprattutto molto progressivo, la coppia arriva in basso e poi c'è un allungo comunque soddisfacente, stiamo sempre parlando di un motore a benzina. Nelle tortuose strade che circondano Nizza e Monte Carlo si è fatta apprezzare la messa a punto del telaio, l'ormai noto MP2, che difficilmente ha generato fenomeni di sottosterzo, pur essendo la vettura una trazione anteriore. Anche se, a voler trovare il pelo nell'uovo, mi sarei aspettato una maggiore rigidità in modalità sport. In Peugeot puntano molto sul piacere di guida e lo fanno tramite un comparto sospensioni totalmente rivisto. Davanti abbiamo delle tradizionali MacPherson con una culla aggiornata, mentre dietro debuttano le sospensioni con smorzamento attivo. Cambia la loro risposta in base alle tre modalità di guida del sistema e devo dire che la differenza si sente. A dispetto di una linea sportiva, l'abitabilità posteriore è molto buona se chi guida ha un'altezza nella media, mentre l'accessibilità non viene compromessa più di tanto dalla forte inclinazione del padiglione. Sufficiente lo spazio per la testa e sempre apprezzata la presenza delle bocchette dell'aria e di due prese USB nel mobiletto centrale. Infine, il bagagliaio non delude, grazie a 487 litri di capacità che diventano 1537 se si abbassano i sedili posteriori. Per i più esigenti in fatto di spazio è comunque in arrivo la 508 SV, svelata poche settimane fa. Nuova Peugeot 508 sarà in vendita da ottobre a partire da 30.350 euro, prezzo riferito alla versione d'ingresso con motore 1.5 diesel da 130 cavalli, l'unico che propone, in alternativa alle AT8, anche il cambio manuale a 6 rapporti. Per la versione diesel presumibilmente più gettonata, la 2000 da 160 cavalli in allestimento business, ci vogliono poco più di 36.000 euro, prezzo nel quale sono già compresi numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui ACC e Lane Positioning Assist. La PureTech da 225 cavalli della nostra prova, nell'allestimento top di gamma GT, costa invece 44.850 euro, poco meno della stessa versione con motore diesel da 180 cavalli. A voi la scelta! Che vogliate un sound coinvolgente o tanta coppia in basso, con la nuova 508 si cade sempre in piedi. Dove la trovate una segmento D così audace a questo prezzo?